video secondo, come i capitoli dei libri, non so se l'avevi capito, vabbè, del signore del Muorello. Grazie che siete sempre qui a vedere i videini. Sembra poco, ma voi che usate il vostro tempo per me e anche quelli che mi seguono in live, lo zoccolo durissimo, ripensaci in tutti questi anni. Se uno ci pensa, si commuore. Ma io non ci penso, io penso ai pubblicità. Via! E Tolkien è morto a 81 anni, no 88. Dove cazzo l'ho letto 88? Niente meme, niente quadra kill. Eravamo rimasti ai nostri obiettini, ritrovatisi, ma cazzeggiando e volendosi bene, non si sono resi conto che so finiti sulla strada. E Gandalf gli ha detto de non sta mai sulla strada, perché indovina qual è la prima persona, la prima roba che incontrano nel loro viaggio aspettato 17 anni prima de Maggot. Un Nazgul! Sempre Camul, tecnicamente. Il primo! Ci ha messo un cazzo da Torbella Morgul! Poteva finire subito! Andiamo! Via via, non cagamogli il cazzo! Esci dalla strada, Pipino! No, i funghi! Il mio tesoro! Pipino! Fortuna che sono bassi e silenziosi! Si nascondono bene! E l'ombra sibila! Come il serpentese, sì! Fiuta l'aria! Sti cavalieri so segugi veramente, annusano Frodo, se devono nascondere un sacco di volte, sono una presenza seria per tre quarti del libro, si accolleno, sibilano e sniffano, come sta a fa qua, scena para al libro, lo fanno perché i cavalieri so ciechi, non proprio ciechi, le forme proiettano ombre nella loro mente. I cavalli vedono però. I cavalli sono veri, non sono spiriti. Sono incazzatissimi. Allevati a Mordor. Però Porelli, pensa che brutto vive là. I cavalli vedono e gli danno solo carote. Ocio. E che a mo me metto l'anello e me ne vado, Ma fortuna vuole che proprio di lì passino degli elfi, tra cui Gildor, che hanno tagliato. Peccato, però lo posso capire, c'ha una particina. Ma sono loro che fanno scappa all'ombra. Senza volerlo, stavano solo a passare di là. È il cavaliere che fa gli elfi menano. Poi Gildor è un real deal, sta in giro dalla prima era. E poi è biondo. Ma te pensi che tutti gli elfi sono biondi? No, solo i Vanyar. Vanyar, solo i Mara Vanyar. I nobili tra gli elfi. Gli elfi più di tutti gli altri elfi. Ma già quelli se la tirano, figurate questi. Se la tirano tra chi se la tira. Quindi batte in ritirata. Ma ritorneremo prima o dopo. Gli hobbit allora cercano di unirsi al suo gruppetto. Please. E gli elfi? Nah. Perché? Perché gli hobbit sono noiosi. Cheat. Ma vaffa, ma va Valinor. Poi ci vado. Sti radical fascic. Va bene, venite. E anche se sono un po' snobbettini, che Lucius Malfoy per loro sarebbe ciò che Vernon è per Lucius, alla fine so caruccetti. Per esempio Pipino inciampa un paio di volte e un elfo lo ricchiappa prima che caschi. Un breve estratto. Frodo gli chiede anche consiglio. Ma è una cazzata chiede consiglio agli elfi. Perché te dicono sia no che sì. Cheat. Ma non è vero. Anche se a volte Gildor lo nomina amico degli elfi. E gli dice una frase molto bella. Cioè che il coraggio si trova nei luoghi più impensati. Ultimo, ma non meno importante, qui finalmente Sam vede gli elfi per la prima volta. Che ne pensi? Ti piacciono ancora gli elfi? Ma piacere. Loro sono al di sopra di ciò che piace o non piace. Wow, tutte frasi fichissime. Fine Gildor. Qui che succede invece? Che loro scappano verso il traghetto per Backburgo, mentre il Nazgul li insegue e non li pia. Ma guarda qua. Vabbè, preso. Come scappa? Dove sgambetta via con quei robe cortine che c'ha? Questa, signor Peter Jackson, è una scena. Tanto per fare attenzione, è una scena. Un po' del cazzo. E glielo devo dire. Fan dei film, mi dispiace. Ma non me ne frega un cazzo. Che è sta roba? Te pare che se lo lascia sfuggire qua davanti? Uno dei nove Nazgul. Camul, a due metri dal cavallo. E dai, scena Hobbit Heart. E salvi. Ma il problema vero è che questi sono già arrivati a Brea. Azz. Hanno tagliato veramente le robe grosse. Ma che hanno messo in 4 ore di film? Cosa hanno tagliato? Ve lo dico io! Riassunto accuratissimo! Dopo aver lasciato la contea, le gnappe Hobbit imboccano nella vecchia foresta. E quali sono i pericoli maggiori della vecchia foresta? Le fratte!
Cosa? Sì. Ciao, sono Trono Cartonio e sono qui per spiegarti che gli alberi qua menano come il platano picchiatore o salice schiaffeggiante, come dicono i giovani. No. Sì. No. Qui però c'è il fiume Sinuo Salice e più che schiaffeggiante è sbioccheggiante, perché te fa bioccare. Qui gli alberi hanno una coscienza, diciamo, e la foresta li porta proprio do sta sto salice. Non li lascia uscire, The Baccador Witch Project. E soprattutto il grande salice sbioccheggiante è un albero antichissimo, tra i padri degli alberi, ed è incazzato coi semoventi, come tutti gli alberi, eh. Ce l'hanno con noi, perché bruciamo, seghiamo, strappiamo, critiche socialissime. Quindi i nostri eroi cascano nel trappolone, s'abbioccano e stanno per fa' una finaccia. Se non fosse che li salva un personaggio che forse non hai mai sentito nominare, o forse sì, ma che è un fenomeno, ed è Tom Bombadilla! Bombadillo! Con i suoi stivali gialli e la giacca color cielo, che li salva e si porta a casa, dove abita con la moglie Baccador, la figlia del fiume. E poi che fanno? Cantano! Cantano tutti sempre! Ora, tagliarlo ha pure senso. Lui, no, gli alberi. Perché pure Tolkien disse che non era importante per il racconto. L'ha inserito perché l'aveva creato prima dell'Othr e gli serviva un'avventura per Frodo. Bombadil è fuori dal mondo dei Tolkien. Non è un elfo, non è un Valar. È Tom Bombadil! E voi non siete un cazzo. Uno che ha girato tanto, pure fuori dal libro, e poi si è stabilito nella foresta. Rom Bombadil! È un cameo! Sì, regà, è il primo episodio di Multiverso! Zompa da una storia d'altra! Un easter egg! L'ha messo per il meme! Ma tu non ti stai rendendo ben conto di chi è questo? Questo è uno che se mette l'anello e non scompare! E l'influenza dell'anello... Te do il potere, dai! Figazzi! L'anello non gli fa effetto, perché lui è padrone di se stesso! Forse non hai capito. Potentissimo e vecchissimo. Si dice che sia il primo essere nato nella Terra di Mezzo. E in effetti è così. È uno dei primi personaggi creati da Tolkien. E vive sbattendosene di tutto e di tutti. Sta con la moglie Baccador e per il resto ammazzatevi tra di voi, pelere. Ma non fa in tempo a salutarli che i nostri eroi vanno in mezzo ai tumuli che stanno qua e vengono catturati da uno spettro. Dei tumuli, appunto. Più precisamente una tomba di un re che, senza che te sto di cose complicate, aveva a che fare con Arnor. E che è Arnor? Comunque, capito, sempre roba di qualità per Frodo, eh? Re, principi, non sia mai. Insomma, sto spettro li sta per sgozzare immobili sopra lastre di pietra, già pronti con le tunichette bianche, di nuovo già fatti in 200 pagine scarse di libro. E Tom li salva un'altra volta. E gli fa: oh, non è che posso stava appresso a tutti i libri, eh? Non so il GM. Stavolta ciao per davvero. Poi arrivano a Brea. Rieccoci al film. Entrano nella locanda al puledro Ferrari impennato, venendo accolti dal proprietario. Piacere. O morso cactaceo. Penso veloce e parlo veloce. Stiamo cercando Gandalf. Gandalf, Gandalf. Sai che sto nome non è nuovo? È che penso veloce, i pensieri vanno e vengono. Sì? Non è che ci dovevi consegnare un messaggio importantissimo per conto suo? Vabbè, se era importantissimo, prima o poi me lo ricorderà. Richiamerà. Senti, c'ho da fa. C'ho un business da mandare avanti. Mind Bubu 7. Mettete a sede. Tanto Gandalf non c'è sta. Durante la conversazione, Frodo nota che è sorvegliato, spiato, cioccato. L'Othr, una storia dove cioccano Frodo. Da chi? Da un ramingo, chiamato Gran Passo. Perché? Perché piotta. E che so i raminghi? Uomini del nord, cacciatori de cose brutte. Tipi solitari che proteggono la gente, e la gente li schifa pure, ma loro lo fanno comunque. Campano una cifra. Witcher. So Witcher, regà. Henry Cavill. No. So gli ultimi discendenti dei Dunedain. Ah, quelli dell'erbapipa. Quanti cazzo di popoli ci sono però? I Numenoreani. Ma non dovrebbero sta a sud? Che c'era un regno pure a nord? Ma ce li vuoi spiegare che so sti Numenoreani? Va bene, solo un pochino però. Poi continuiamo dopo perché non stiamo andando avanti. Ti basti sapere che so degli umani, ma più simili agli elfi. Si potrebbe dire. Ma sta più a larga, eh? Perché so più alti e più forti. E campano di più. Tre volte la durata vitale dell'umano medio. Almeno inizialmente. Rimanendo però mortali.
perché sono stati Valar a donargli un lifespan maggiore. Ma non gli hanno tolto il dono dell'uno. Chi è l'uno? Eru! Giusto! Per esempio, lo sai quanti anni c'ha quello? Boh, 37. 87! Ma se li porta alla grandissima! Il sogno di Gianluca Vacchi! Ma perché sono così diversi dagli umani poraccetti? Topo! Come mi chiamo io? Baggins! Sotto Esquilino! Mi raccomando, discrezione, carini e coccolosi. Regà, quello dice che si chiama Esquilino! Ma in realtà lo sapete come si chiama? Baggins! Ed è il portatore, ma non lo dite, quello lo sai che porta? L'anello! Ed è mio cugino! Ma non può farvelo vedere! Sì! Davvero? Oh, non mi state a credere, mamma! No, vi voglio bene! E lo sapete come si chiama di nome? Raga, preparatevi se tagliamo! Comincia a andare tutto male! Perché Pipino veramente si embriaga e comincia a straparlare! Te lo fanno vedere! Ma non è per questo che va proprio tutto a schifio! Ma perché Frodo comincia a cantare alla locanda! Te la intono! C'è una locanda, un'allegra locanda! Sotto un vecchio colle grigio! Basta, perché se no mi demonetizzano questo come quell'altro per Contea Roots! E io devo pagare le tasse per davvero! Ma comunque lui mentre canta è così pirla Baggins che si mette l'anello per sbaglio e tutti lo vedono sparire. E se vede pure questo, ma non in modo così drammatico. Ti piacerebbe, non è colpa sua. Stomatom. Lui è mezzo ubriaco e casca con la mano in tasca, una cosa del genere. Fa tutto lui. E gli avventori del puledro impennato sbroccano. Ah, tu cazzo è nato! Prima da qui, ma non c'è più! Non è possibile! Il loro cervello esplode per aver assistito a un evento così irrazionale. No, fanno. Pure gli Hobbit a inizio film fanno tutti tutti composti, nessuno si caga mai. Gli avventori del puledro diventano sospettosi, ma i cavalieri neri si accorgono che qualcuno ha invaso il loro territorio spettrale. E non solo i cavalieri. Dana per Frodo, te demonetizzavo tutto. Dovrei aprire Patreon, essere un clone VPN e sponsorizzare i buffi legalizzati in tre rate come i normi. Una mano lo trascina via! È quella del Ramingo, che si presenta! Io sono Aragorn! Secondo! Come secondo? Eh sì, Aragorn primo era un mio antenato! Morto come? Spranato dai lupi! Niente, la famiglia di Aragorn non muore male come gli Stark. Muore de merda, figlio di Arathorn! Sempre secondo! Lui com'è morto? Frecciato a nocchio! Un breve footage! Te dico più niente, guarda. Fatemi venire con voi. Sono un Ramingo Dunedain, playboy filantropo. E se con la mia vita o la mia morte vi posso salvare, lo farò. Shit. Glielo dice qua, no dopo al consiglio. Beh, con sto curriculum magari ti assumo. Not so fast. Gran passo un po', gradasso! A voler imboccare così! Chi te conosce? Perché all'inizio, giustamente, non è che si fidano tantissimo de gran passo. Meno male che arriva Cactaceo, che si ricorda di quel qualcosina che doveva dirgli. Ah sì? Gandalf! Va lasciato una lettera! E stavolta sarà quella per Hogwarts! La smetti? La lettera avvertiva Frodo di partire prima del previsto, a fine luglio. Ma siccome non gliel'ha consegnata, ora c'è i cavalieri addosso. Ma nella lettera Gandalf gli dice pure convenientissimamente chi è Aragorn. È una post. Allora ok, vieni con noi. Gandalf ha lasciato tutte cosette alleate in giro, perché si stava preparando a questo pericolo da molto tempo. E non dire come si lette con Voldemort. Allora non lo dico, ma lo penso. Ma Frodo ormai si è messo l'irripetibile brillocco e i nove sono stati attirati. Esattamente come si vede, imboccano nelle loro stanze in taverna, spaccando tutto che manco le rockstar sotto botta nelle suite. Però i nostri eroi si erano già nascosti. Riescono così a fuggire di nascosto. Ma dove? Tutta Brea li vede partire. Missione segreta. Manco volendo uno riusciva a fare un bordello del genere. Comunque regà, avranno tagliato qualcosa. Ma io capisco perché sto film, anche da fan tolkieniano puro, viene ricordato abbastanza bene. Le scene sono proprio come uno se le immagina. Anche questa. Te fanno vedere gli hobbit che dormono e i cavalieri, più de uno, che fanno macello. Esattamente come nel libro
libro. Bello. Che strano. Se segui il libro, la gente te può d'incazzo. No, no. Interpretare. Pupazzi. I 9. Anche se sospetti oscurissimi, ci rimangono male. Non vuol dire che non bisogna essere empatici pure con loro. Il fatto che loro non lo siano non è una scusa. T'abbassi al loro livello. Direzione con l'evento. Seguitemi. Chi ce lo assicura che questo gran passo è amico di Gandalf? La lettera di Gandalf. Ah, dopo con l'evento saremo vicinissim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 iss
attenzione, ci vogliono un po' di sottotramine comiche, non proprio fedele ai libri, perché nei libri sono ancora peggio. Prima di partire bisogna rifucillarci, fare la seconda colazione. Ma le fonti dicono che voi fate 6 pranzi al giorno. Sì, dopo la seconda colazione. Mi accorgo solo ora che lasciano Brea col pony. C'è pure il pony, che si chiama Bill, preso a Billy Felci, no stronzo de Brea, che lo trattava male. Bill da Billy, ha senso. Meglio l'avventura mortale per lui, che sta con l'ex padrone. Infatti si affeziona al gruppo, soprattutto a Sam, riprende peso. E signori, signore, signor Sterisk, nella versione estesa, non mi ricordo se ci sta nel film normale, Aragorn mi canta di Lúthien. Eh no, e mi stai convincendo sempre di più. Fanculo Bombadil, che non è come Winky così importante per la trama. Certo, mette 5 minuti di lui e 5 di Gildor su 4 ore di film, sarebbe stato meglio. Ma Lúthien è più importante, perché si lega ad Aragorn e signora. Spiegami la storia. È morto. E come non detto allora? E che cazzo? E dille due cose. Te le dico io. Più de due, perché queste sono importantissime però. Perché da Lúthien ci c'hanno fuori tutti. Praticamente l'elfa Tinuviel, no raga, o Lúthien, è vissuta ai tempi dei Silmarilli. Quindi a voi a te. E che so sti Silmarilli? So 3 brillocconi potentissimi. Credo siano gli oggetti più potenti dell'universo tolkieniano, perché dentro hanno la luce dei 2 alberi di Valinor, Helferion e Laurelin. So gemme dell'infinito. È così. Tutti a saccheggia Tolkien. Aspirazioni. Lui è il capostipite. Ci sbatti per forza il mignolino. Ok. Vabbè, Lúthien è colei che si innamorò per prima di un umano, Beren. E fu anche l'unica elfa a morire per amore. E Lúthien e Beren sono gli avi di Aragorn e di Elrond. Ma perché Aragorn e Elrond sono imparentati? Già, questo poi è lo stesso Beren per il quale si sacrifica Finrod, il fratello di Galadriel, tutti impicciatissimi tra di loro. E a parte la storia d'amore, quello che fecero di importante fu arrubarsi uno dei Silmarilli dalla corona di Morgoth. Ma per me la cosa più bella di sta storia è il fatto che Lúthien va in giro con un cane, Huan, che fa il culo a Sauron. Siamo in un mondo dove i lupi magici gonfiano i semidei, tipo Fenrir da mitologia norrena. Infatti mi avete detto che Gandalf è ispirato anche a Odino. Ok, Sauron senza anello, Da quest'unione di Lúthien e Beren nasceranno i mezzelfi, come i Saiyan, tipo Elrond, ipocritone che non vuole che la figlia lo faccia. Non esisterebbe proprio la vostra famiglia se la tua bisnonna non avesse fatto così, perché Lúthien generò Dior, Dior generò Elwig, e Elwig Erendil generò Elrond ed Elros, fratello gemello di Elrond. Erros e Elrond, i Peredil. Erros che scelse di stare con gli umani, perché i mezzelfi possono scegliere se essere immortali come gli elfi o mortali come gli umani. E Erros così diventò il primo re numenoreano. Ma te rendi conto? Dagli elfi discende la linea di sangue numenoreana. Reale. Ma te rendi... Tipo Pan, i numenoreani. Gli altri numenoreani, altri non erano che quelli che avevano aiutato gli elfi contro Morgoth alla fine della prima era. La guerra dell'ira, dell'incazzatura, del... Questi umani erano gli Edain. Edain. La seconda gente, i figli bastardi. Mica come noi elfi. No, i secondi figli. No, tu levati in centro in cazzo. E voi non siete manco i primi.
I primi sono i nani. Solo che sono rimasti addormentati perché ero un po' rosicato, che non l'aveva creati lui in casino. Ed Ain, appunto antenati dei Dun ed Ain. I Numenoreani nascono così, costi umani che salpano verso l'isola di Elenna, situata tra la Terra di Mezzo e Valinor. La trovano seguendo la stella di Erendil. Tu ricordi chi era? Il padre di Erros e Errond. Te l'ho detto pure nell'intro. Che è diventato una stella con Silmarillion in capoccia. Quello che s'erano fregato i nonni. Insomma, arrivano sull'isola e fondano Numenor. Una terra promessa! Tra Valinor... regalata a loro proprio dai Valar. Che qua, nel pacchetto, ci mettono pure la durata vitale 3 volte superiore, signori! E un altro pezzettino, t'ho detto. Fino a qui, tutto bene. Pensaci. Andiamo avanti. Aragorn distribuisce armi che avrebbero dovuto prendere nei tumuli. E si passa all'agguato dei Nazgûl. Che bene sì, li sgamano, perché sanno fare il lavoro loro. Che se ne dica che i cavalieri neri non hanno voglia di lavorare. No, la situazione è disperata. Me sto per mettere l'anello, regà, me lo sto per mettere. No, Frodo! Invece se lo mette e ridiventa invisibile. Ma come abbiamo visto prima, i Nazgûl lo vedono comunque. E plot twistone, lui vede loro. Il loro vero aspetto sotto gli straccetti che gli servono, come t'ho detto, per interagire coi vivi. Il mantello della visibilità per gli altri. Perché in realtà Frodo non diventa invisibile, ma entra nel mondo spettrale. Il mondo tra questo e l'altro mondo. Il mondo di mezzo nella terra di mezzo. Il sottosopra in mezzo. Qua ne parlo. Persone nei commenti che mi spoilerano i pezzi dei video futuri. Le info le metto un pochino spalmate. Se no ti lo troppo roba all'inizio e poca alla fine. E già ne sto a tirare tanta, come vedete. Lasciatemi lavorare. Quindi essere entrato nella dimensione specchio occhio ha peggiorato la situazione. Ma quando tutto sembra ormai perduto, Frodo trova la forza di contrattaccare per Elbereth. Beccate questa. E gli taglia un pezzo di mantello. Il re stregone non la prende bene, perché ce n'ha solo uno. E lo zaccagna. Dopodiché se ne vanno. Perché se ne vanno? Non gli abbiate l'anello! C'è tempo, ormai il più è fatto. Perché l'hanno avvelenatissimo! Il portatore non più sano! Torniamo dopo, apriresti. Coglioni. Bellissimo il dettaglio che la lama svanisce. Esattamente come nei libri. Perché è una lama magica. Ovviamente, te pare. Adesso devono correre a Gran Burrone, che dista 6 giorni. Te piacerebbe? 15 giorni ci rimane Frodo con la ferita. Ma sopravvive. Perché? Se sei così come scialabellaccia e c'è la scorza. Ma qua mi si spoilera però. World of Warcraft, le due torri. Senti la musica. Riannamo da Gandalf, finalmente! Insomma, come la vedi? La vedo grigia! Andiamo male qua, eh? Nel film si salva da solo, praticamente. Ma in realtà lo salvano perché aveva già detto a Bruno e Radagast... Radagast il Bruno, scusa. Quando si scioccarono al video primo, dedì a tutti i suoi amichetti del bosco, detene appizzate le orecchie, le piume, le squame. Quindi lo scioccano e lo salvano. Qua invece, momento silenzio degli innocenti. Pissi, 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 sparlotta, sparlotta, salvatemi le chiappine, pissi, pissi. E si vede Saruman che organizza l'esercito dell'oscuro signore. Osori. Regà, ma sono tutti oscuri signori. Con la creazione degli Uruk-hai. Tutta roba che non c'è nel primo libro. Ma ok. Do you know that? Gli orchi prima erano elfi? Ma che rosicata. Furono corrotti da Morgoth. E perché li corruppe? Per bestemmiare. Lascia perdere quello che dicono nella serie. Gli Uruk, invece, sono stati creati da Saruman. No, Sauron, che tornò alla progettazione e li fece più forti e grossi degli orchetti e goblin normali. E Saruman, allora, non si è inventato niente? Sì. Is an inventor and a maverick entrepreneur. Grazie alle moderne tecnomagie li ha potenziati ancora di più. Agente Smith Suka, creando gli Uruk-hai, ancora più forti, ancora più grossi, ancora più dopati degli Uruk de Sauron. Perché quest'altri sono tutti brandizzati con la mano bianca de Saruman. Eccolo qua! È nato! È nato! È
È morto! È morto! I nostri eroi, intanto, devono superare il fiume Bruinen, Rombirivo. E chi ribeccano qua? I tre vagabondi pietrificati! Che se volevano magna Bilbo nella stagione 1, lo Hobbit! Veramente li ribeccano, eh? Ha visto che bello essere ghino, padron Frodo? Quando suo zio decimò la band nomade. Sto male, mi fa male il braccio. C'è una cera bellissima, scusa. Hai un fulanino per collo e ti passa tutto, capito? Perché l'importante è avere il collo sempre caldo. Frodo non apprezza più di tanto. E per la rubrica le piccole cose che te la fanno via bene, parlano persino della pianta Atlas, la pianta curativa che usa Aragorn su Frodo. Paro paro al libro, so cazzatine che uno apprezza. La cura per le cazzate. Ma Aragorn viene catturato. Da chi io? Da nessuno. Scherzone, sono arrivati gli elfi. Ma chi io? Glorfinder. No, un elfa uguale a Lúthiel. Arwen! Ma come Arwen? Fa quasi incazzo Arwen nel primo libro. Hanno unito i personaggi. Ma hanno tagliato un sacco d'erfetti belli e potenti. Glorfinder! È un altro che bazzica da millenni. Sono un po' triste. Eppure Sam, l'elfa si rivolge a Frodo in erfico. Si pronuncia così, eh? Stavolta ve insegno io una pronuncia a voi. Erfico. Perché loro sono fichi. Erfico. Diminutivo di fico. Non è assolutamente vero niente. Comunque io sto a peschioppo e questa me parla strano. Che bella la terra di mezzo, che bella la terra di mezzo. E continuano a parlare così. Questi non si vogliono integrare. Ma parla in Ovestron, la lingua corrente. O andate a Valinor tutti. Frodo adagio sta diventando malvagio. Perché il pugnale Morgul che l'ha zaccagnato gli ha lasciato una scheggina inside. Che si sta facendo strada verso il suo cuoricino. E Iron Man piagneva per una granata bruzzolosa. Questa casomai arrivasse al cuore, lo ammazzerebbe. Peggio, lo farebbe diventare come loro. Dai, sbrigate! Portavolo a gran burrone! Ma i Nazgûl non li mollano per più di 20 pagine. Rieccoli alla carichissima. Stavolta tutti e 9 provano ad acchiapparlo al guado del Bruinen. Asciranello a far cosplay da sbullare. Siamo dei bulletti. Da sbulletti. TPM forever. Lo piano per culo a Frodo. Lo deridono. Asciugamani bastardi. E dopo delle bellissime sequenze equine, giù con la parte che era di Glorfinder e il potere di Elrond che comanda gran burrone e pure il fjume. No, fa tutto Arwen. Girl Earth Power. Arriva il fjume. E senza chiavi strane filler. Fiume rifinito da Gandalf. I cavalli tra la spuma e il chinotto sono opera di Gandalf. Artista! Questo non ammazzerà certo i Nazgûl. Ah no? Uno tsunami non abbasta? No, ma li fermerà per un po'. Perché chi è che c'è morto ovviamente? I cavalli! Ma poverini! Cresciuti nell'oscurità e morti male così! Che vita de merda! Buio! Luce! Riecco Gandalf! E dopo 300 pagine su 500, siamo finalmente a gran burrone! Ci hanno messo un mese per arrivare, di cui mezzo con Frodo ferito. Magari te ce potevi dare una mano, eh? Dove stavi? Non me la dici più quella cazzata che arrivi quando te pare? No! Gandalf è stato salvato dalla grande aquila Gwaihir, re dei venti. Sì, pure l'aquila c'ha un nome. Te pare che non c'ha un nome l'aquila? Ed è atterrato a Rohan, acchiappandosi il cavallo più fico della terra di mezzo, Ombromanto, discendente di Feraloth. Ma questa è un'altra storia. Ci ho messo giorni a catturarlo. Tu hai perso giorni a inseguire un cavallo piuttosto che venire a darci una mano. Dopo il flashbackino d'inizio film, ci ripresentano Elrond. E finalmente lo vediamo. Benvenuto, eletto. Seguito da Merry e Pipino, che si abbracciano felici. Beh, chi altro c'è? Bilbo! Quanta gente! Nella sala del fuoco! Frodo, quanto tempo! Quasi 20 anni! Un mese nel film. Ma che te frega? Per essere così poco, hai avuto un tracollo brutto brutto. Bilbo, dopo aver viaggiato un pochetto, si è stabilito qui. Com'è andata la prima ora e mezza di film? Quelli di Thor Bella Morgul m'hanno zaccagnato per rapinarle. Perfettamente normale. No! Ho anche capito che io non sono come te, come dice a Sam. Frodo ha portato l'anello fino a qui.
ora è pronto per tornare a casa. Caruccio, ma non possiamo chiedergli altro, così piccino. Allora chiediamo aiuto a Saruman. Perché non è venuto per il consiglio? Vi siete menati? Quasi. Se siamo memati. Sai allora chi ci vorrebbe? Bombadil! Veramente, durante il consiglio chiedono di Bombadil, chiamato dagli elfi il più anziano e il senza padre, perché lo conoscono tutti, è forte. Addirittura dicono di lasciare l'anello nel suo territorio, perché nessuno potrebbe prenderlo, manco i nove. Ma Bombadil non lo farebbe mai, giusto proprio se glielo chiedessero tutti i popoli della terra. Però che accollo. Ma hai capito, Bombadil? Lo vedi? Tocca a Frodo. Nel durante continua ad arrivare gente per il consiglio di Elrond, tutti gli ambasciatori delle razze della Terra di Mezzo che vogliono combattere per la libertà si riuniscono qua, vecchie e nuove conoscenze come Gloin dei nani di Scudo di Quercia, te lo ricordi? Come stanno l'altri? Campano de rendita pure Balin, Ori e Oin. Boh, per questo sto qua, è venuto insieme al figlio Gimli. Intanto Gandalf e Elrond continuano a sparlottare sul futuro della Terra di Mezzo, visto che noi elfi se stiamo a da. A chi affideremo sta terra? Agli uomini! Ma il sangue di Numenor ormai si è imbastardito, mescolandosi con gli umani normali. Stomini non mi campano più tanto come i loro antenati, signore mio, istari mio. E riracconta tutta la pagnotta d'inizio film, perché in realtà è qua che scopriamo la storia di Isildur, eccetera. No, all'inizio. Io ci ero quando la forza degli uomini venne meno e l'anello divenne di Isildur, il flagello, il flanello, perché l'anello è anche chiamato il flagello di Isildur. Regà, mi sa che si dice Isildur e no Isildur, la nostra vita non ha senso. Quindi gli umani sì, siamo giocati, ma esiste ancora uno numenoriano della linea di successione di tuo fratello, legittimo erede al trono, ma quello pensa e oso io a che non c'è cosa più divina che usasse a sia un altro che si è rovinato per la insicurezza di non essere all'altezza. Vergogna tutti che pensate male. Ma che vuol dire non essere all'altezza? Che è sta presa male? Che è successo con Numenor? Se eravamo lasciati che erano tanto bravi, gli avevano regalato un'isola, i Vala. Come ci sono rifiniti in mezzo alla terra di mezzo? Dopo, piano piano, appuntate. Non si riesce a parlare di eredi a troni e famiglie che mezzo incestano, che guarda chi te sbuca, Sean Bean, Boromir. Vedi? Vedo. Vedo una scritta apparire in fronte. Ma quanto è bello giovine. Pare un altro. Sono le rughe che l'hanno trasfigurato. Boh, Warden of the North Sud. Azz. Boromir è un uomo del sud. Terrone. Direttamente da Gondor. Gondor è il regno degli uomini, fondato quando sono tornati da Numenor. Il regno degli uomini del sud. Perché c'è stava pure il regno degli uomini del nord, Arnor. E che fine ha fatto? Distrutto. Vero restregone? Colpa mia. Boromir, Warden del sud, veramente. Perché lui è della casa dei sovrintendenti, o casa di Húrin, dal numenoreano da cui discendono. Piena di Numenor sta storia. Beh, fanno Numenor. Facciamo i corvi. E dei secondi, perché Boromir è Boromir primo. No, Boromir secondo. I sovrintendenti che aspettano il ritorno del re di Gondor e di Arnor. Rivediamo pure Narsil, spezzata dal popò del loro antenato. Quanto cazzo fa ride. Dai, quanto fa ride. Re fa splat. Se spezza la spada leggendaria, ma brutta l'insieme al re. Fa ride, a me mi ha fatto ridere. Perché sta qua? Ce l'avrà appoggiata Aragorn? Perché in teoria ce l'ha Aragorn. Se la porta appresso da mo che ce l'ha. Ecco, bravo, la lascia in giro e la gente si taglia. Non l'avvicinare alla testa. Ma è successo tutto questo nei libri, eh? È una scena fillerina che ti introduce Narsil e Boromir. Perché non è che lo conosciamo così tanto Boromir, eh? Cioè, quasi più nelle appendici, capimo di lui. Non famo in tempo a conoscerlo. 100 pagine scarse che schioppa. C'è più Bombadil che Boromir, quasi. Vabbè, poi Arwen, un'altra volta, che parla con lui sul suo non sentirsi in grado di essere il sovrano di tutti i popoli parlanti. Abbastanza stressante deve essere, te lo concedo. Lo dice Aragorn.
87 anni. Non pare comunque. E dai con l'erfico. Ma mettili tu sottotitoli. Io non so che dicono, ma intuisco che questo sia il pezzo descritto nelle appendici di tutta la storiella sua e di Aragorn. Nelle appendici, non nel film. Ma lo sappiamo che i film non si fanno se... Manca la fregna. La fregna. E spieghiamola un po', va. Forse non tutti sanno che Aragorn visse a Gran Burrone con la madre Gilraen, dopo che il padre morì frecciato a Nocchio, t'ho detto, quando lui aveva 2 anni. Arond se lo porta a casa e lo chiamerà Estel, cioè Pasqua. Estel, speranza. E a 20 anni gli dice tutta la verità, nient'altro che la verità, su Narsil, sul suo lignaggio, su tutte cose. E Aragorn ci rimane un po' così. Il giorno dopo, Aragorn becca Arwen, ma dai, chiamandola Tinuviella, che vuol dire usignolo, come Beren chiamava Lúthiel. Bella mossa, Aragorn. Hai seguito i corsi di quei 2 orchetti? Poi gli dice: ma che c'hai, e stelle dentro le palle dell'occhi? Mossa scontatina, Aragorn. Comunque sì, perché sono Arwen, detta Undomiel, cioè la stella del Vespro. Non mi guarda così però. Lo sai che siamo mezzi parenti? Non ha fermato i Lannister, non vedo perché dovrebbe fermar noi. E così si innamorano. Ma Aragorn dimostrerà meno anni che c'ha, ma lei ancora di più. È una super vecchia 3 millenne. E Aragorn ci rimane ancora più così. Arond allora gli dice che tanto lui non avrà moglie perché ha una missione. Sì, Witcher. Ma la cosa con la moglie era più da guardiani della notte, no? Che protegge il nord. Insomma, lo frena perché magna la foglia. E lui che è erfo sta così con le foglie, gli alberi, le fratte, ha capito? E finché lui sarà qui a preservare l'immobilismo del reame, anche lei avrà la giovinezza degli Eldar. Di chi? Degli elfi. Ma perché abbiamo sempre 14 nomi per chiamare la roba? Perché fa fico, elfico, fa colto. Fa un po' di casino, che fa sempre bene. Fa pensare alla gente di non essere intelligente abbastanza, che non si ricorda tutto. Ma comunque loro non abbozzano. E quando Aragorn compie la freschissima età di 49 anni, sono già mezzi sposati. Tutti a 50 anni fanno le cose. Bilbo, Frodo, Aragorn. Arwen sceglie il suo destino. Di crepare. Sta scena qua. Si fidanzano e si giurano amore eterno. Eterno. Insomma. Ma meglio dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere da sola! Sicura? Sei sicura che quando sto per stirare zampine non sbrocchi? Parliamo al ritorno del re. E chi è? Nel film gli dona sta fantomatica stella del Vespro, simbolo della sua immortalità. Ma che è sto coso? Non mi pare esista. È lei la stella del Vespro. Questo è un gioiello filler, ma c'è pieno dei gioielli veri. Ma che sia un rifacimento dell'Elessar? Elessar? La gemma verde elfica della casata di Erendil. Sempre il padre di Eros e Arond. Ma quella gli ha da Galadriel. E perché ce la dovrebbe avere Galadriel? Cazzo c'entra Galadriel nel loro amore? Vedremo. Intanto, dagli finalmente col consiglio di Arond. E chi ci sta? I nani, già t'ho detti. Ci sono ovviamente pure gli elfi. Un bel po'. Per gli elfi del nord, di Bosco Atro, Tranduil, il re con suo figlio, Legolas. E poi un po' d'altri elfi, un po' d'umani, mo t'ho dico. Iniziamo! I nani c'hanno un sacco di news. Gloin è qui innanzitutto perché vuole sapere che fine ha fatto Balin, partito per Moria 30 anni prima. Moria, Khazad-dûm, nella lingua dei calabresi pelopiedi. Dei nani, ma sei sicuro? Khazad-dûm è un salume di Crotone. Le miniere abbandonate dai tempi di re Durin VI. E quindi è partito. Ma è un po' che non si fa più sentire. In più è arrivato da loro un emissario di Sauron. Nemissauron! A offrirgli amicizia, portandogli in dono i 3 anelli, quelli famosi, quelli dei nani sopravvissuti ai draghi. In cambio vuole la loro amicizia e info sugli hobbit, visto che loro avevano conosciuto Bilbo e adesso sa, per colpa di Gollum, di questi hobbit. Perché sta cercando anche quell'anellino minore che se portano appresso. C'è fa brutta figura, è un anello scrauso, vorrei ritirare dal mercato. Sì, il minore. I nani gli hanno risposto: ci pensiamo. Ma non è che ci possono pensare più di tanto. Quello vuole una risposta. E vediamolo, questo bigiotto, causa di tutto. E voilà! L'anello! Il flagello di Sildur! Harry Potter! No, scusa, Boromir! Si alza e racconta di un sogno che ha fatto.
fatto? Una profezia! Avrebbe era te non sogni una mazza! Tu fratello, semmai! No, no, ho sognato! Che con st'anello possiamo dare il totò a Sauron! E che n'è un altro che vuole usarlo! Sei in combutta con Saruman! Boromir si avvicina sempre più all'anello! Se permettete, lo prenderei incomodato d'uso un leasing per trovarli! Allora Gandalf è costretto a usare la baccagliata massima! Che sblocchi solo quando sei proprio anziano! Hai fatto un tot di partite al circoletto! Quindi chiedi ciò quando e pronunzia la frase riportata sull'anello! Che non voleva pronunziare a inizio film nella casa Hobbit, ma gran burrone per far scapoccia agli Elfisi! Mannaggia Eru, senti questo? Elfi che non vogliono sentire e si tappano le orecchie! È pure difficile perché so ciabatte! La 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 viva Elbereth! La 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 viva Elbereth! Ora io ve la pronunzierò in linguaggio nero. Ash-Nazg Turbatuluk, Ash-Nazg Gimbatul, Ash-Nazg Trakatuluk, Ag Burzum Ishi Krimpatul. Mi sembra cristallino come lo specchio di Galadriel. Che vuol dire? Un anello per trovarli. Ah sì, sempre la stessa frase. Quindi l'anello è cattivo. Sì, mi frega un cazzo. È un dono! Un tesoro! Vabbè, sì, Faramir! Faramir fa i sogni strani! Profezie! Sost'incontro! E la spada rotta Narsil! L'abbiamo pure vista! E grazie a noi del sud che qui state tranquilli! Perché fermiamo le orde de schifi! Game of Thrones le fermiamo a nord! Dove vado a sbatte? Sempre a difendere l'altri sto! E mo me so rotto! Per una volta non vorrei morire! Datemi l'anello! No! E tu chi sei, plebeo, per andare contro il figlio del sovrintendente? Sono Aragorn, discendente di Isildur ed erede al trono di Gondor e Arnor. Vabbè, allora puoi parlare. Ma... erede al trono? Ma lo frega il posto. Tecnicamente tu e la tua famiglia non siete regnanti, siete la mano del re. No! Basta con Got! Basta fa sempre le stesse cose! Ma è iniziato prima qua. Vabbè, ho perso. Allora che ce famo con l'anello? Sicuri che Bombadil? No, buttamolo a mare. No, perché poi riciccia fuori. Sto stronzo tende a farlo. L'unica soluzione è andare a est per distruggerlo, buttandolo nel monte fatto! Gimli, all'anello, le martellate gli rimbarzano! L'unico modo per distruggerlo, dicevo, è ributtarlo dove è stato sputato fuori. Nel Monte Fato, l'oro druin. Chi ce lo porterà? Io? Ancora! To is not simply. Non ci dare sta base meme famosissima. Metto pure la mano per così. Tiè. Oh, l'hai visto? Paga la mossa. Per dirvi che l'occhiettone spia tutti i nostri movimenti. Per questo non potevo usare le aquile. Bravo! Portarlo a casa sua mi sembra come portare un girarrosto alla festa di compleanno di Peppa Pig. Po' una cazzata. Come ti permetti? Non avete sentito cosa ha detto Errond? Bisogna squagliarlo. Ma tu chi cazzo sei? Sono Legolas degli Elfi Toghi. Roggi, Silvani, ma non siete stati voi a far scappa Gollum, che rivuole il suo bene rifugio, il Criptaguru. Criptaguru farite, dai. Criptaguru farite, capisci cazzo? Perché mo' è di nuovo libero. C'ha pure il coraggio di chiacchierà. Ci faceva pena, avevamo allentato la guardia, mortacci nostra. E va fregato. È la dura legge del Gollum. Max Pezzali è uguale. Te sta allarga un po' troppo per uno della tua stazza. Stai parlando con un elfo. Noi siamo i primi ad aver calcato la terra di mezzo. Ancora, i primi sono i nani. E comunque no, abbiamo anche scoperto che il primo è stato Bombadil, dicono. Un sacco dei primi. I primi creati da Eru. E dopo Bombadil. Stai al tuo posto, Gloin. Ci ha avuto tre firme per chiacchierare. Anzi, ci avrai. Vabbè, capito. Io sono Gimli. Ah sì? Beh, per una pecora. Le altre pecore sembrano tutte diverse. Shit elfica vera. Gimli, Gloin, pure i nomi, stiamo là. Parli te che te chiami come un adesivo, Legolas. Ma chi cazzo siete voi, gli elfi Bostic? Ma torna sulle rive dei fiumi. Sono meglio gli elfi di Harry Potter. Voi gli spicciate casa. Appena volta sapranno che vuol dire quando qualcuno gli spiccia loro. Regna la zizzania tra i nostri eroi. E l'anello se taglia. Capiamo quindi che serve qualcuno che non si faccia corrompere l'anima. Uno che voglia portarlo senza usarlo.
Tipo lo specchio delle brame nel primo Harry Potter con la pietra filosofale? Sì. Distruggerlo è anche la soluzione migliore, perché Sauron non penserebbe mai che qualcuno voglia distruggere l'anello. Usallo, che te dà potere. A scemi. Avevamo detto Boromir. No. Quindi, chi lo porta? Lo farò io. Com'era prevedibile, si fa avanti Frodo. Bilbo si fa avanti. Non te permette. Quando Boromir ride della proposta di Bilbo, si incazzano tutti, eh? Non sottolodate il rispetto che la gente ha per Bilbo. Lo G-Hobbit. Sta cosa mi ha colpito. Gli elfi si incazzano. Anche se... No, Bilbo, l'hai tramandato. A canna, Bilbo. Ma sei molto caro. Allora, com'era prevedibile, si fa avanti Frodo. Da solo. Sceglie di portare questo fardello. Piccolo di dimensioni, ma gargantuesco di importanza. Ma porco Morgoth, lo sapevo. Io non te l'avrei mai chiesto. Mica so silente. Ma se lo dici tu, ok. Però te vengo appresso. Pure io scelgo di venire con te, perché Legolas è un elfo libero. Hai la mia spada e il mio arco e la mia ascia e la mia testa. Te faremo compagnia. E così nasce la compagnia del Muorello. Dopo 350 pagine su 500, stiamo ancora qua. E il libro finisce proprio a pagina 500. Non è che dico 500 e dite 550. Facciamo pagina 348. Dobbiamo ancora cercare altri due. Disse Errond. C'è ancora Errond in mezzo ai coglioni. Accompagna d'anello. Frodo, Sam e Aragorn dopo 200 pagine, se doveva chiamare. Ho capito, ma devi contare pure il pezzo del Salice, del Bombadil, dei tumuli. Pure quello era importante. E 10 minuti in più ci potevate mettere. 5 minuti di Glorfindel, 5 minuti di Bombadil, tanto 4 ore di film. Ricapitoliamo i componenti della compagnia, che sono Frodo, Gandalf, buono, lo scegliamo per primo in squadra, Legolas che rappresenta gli elfi, Aragorn che rappresenta gli uomini, Gimli representing Nani. Chi altro mandiamo? Glorfindel! Stavolta! No! Ma te pare che mandiamo un elfo forte? Troppo facile? Niente, sì, mi dispiace, non te vogliono far lavorare. Piuttosto Merry e Pipino. Giusto! I due scricciolini gracilini. Poi Boromir, perché tanto passano vicino a Gondor. E ovviamente Sam. Questi nove saranno l'ultima speranza per l'umanità. E i nani, e gli elfi, e tutte le creature magiche. Nove della compagnia contro nove Nazgûl. E però ci si chiede anche, non te lo dico, non te lo dico io, visto che non potemo usare l'inusuale specifico anello, non potemo usare quelli degli elfi, che pure loro gliela mollino? No. Perché? Perché gli anelli non funzionano così. Gne gne. Gli anelli degli elfi specificatamente poi non sono stati creati per essere armi, ma per preservare loro stessi. Ma di che serie TV che cazzo dici? I luoghi dove risiedono gli elfi, per renderli eterni come loro. Per questo qua il tempo è distorto. Gli anelli degli elfi tengono su a baracca. E se poco poco Sauron ripia l'anello suo, quei tre lo gioineranno nell'oscuriscam. E sarebbe peggio. Ma di tutto questo, il brutto vero è che quando l'unico anello verrà distrutto, i tre anelli elfici perderanno i loro poteri. Si spera anche che invece magari verranno liberati e risaliranno il male che ha fatto Sauron. Ma ci credo poco. Comunque vada, andrà male. Concludiamo il consiglio con una poesia, visto che qua è tutto canti e poesie. Vai. Se Arda esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello. Cambio scena, dai, con l'elfico. Per me potrebbe pure essere turco. Senti. Uguale. Che lingua è? No, sul serio. Perché ci sono due lingue elfiche. Ma che veramente, ma già è difficile così. Ma non abbastanza. C'è il Quenya, quello più figo, regale. E il Sindar, quello più alla mano. Per uso colloquiale degli elfi de borgata. Siamo davanti alla statua della madre di Aragorn, Lianna. No, quella è un'altra scena che però è uguale a questa. Ghirraen. Già t'ho spiegata. E infatti la tomba sta qua a Gran Burrone. Come stai, bello de mamma? Bene. Ammazzi abbastanza, sì? Sì. E si parla di riforgiare Narsil. Ma parlano solo. Ma non te lo fanno vedere che riforgiano la spada? Eh no, questa è una mancanza brutta. Spero dopo, spero. Si parla di spade proprio mentre Bilbo regala Pungolo a Frodo, la sua vecchia spada, che brilla anche al buio. Brilla se ci sono le cose brutte vicino. Pungolet. Ma mica gli regala solo questo. Gli regala pure la maglia di Mithril Witon, quella che gli aveva dato Thorin in persona.
questa vale, eh. Più di tutta la contea vale sta magliettina. Shit. Ma perché vale così tanto? Perché il mitril è il materiale più bello che ci sia. Lavorabile come il rame e lucidabile come il vetro. Leggerissimo, ma nonostante questo più resistente dell'acciaio temperato. Bello come l'argento, ma che non soffusca mai. Ma sta cercando di vendermela? No, no, tiè. E si trova solo, quasi, ma quasi tutto a Moria. Capito perché i nani ci tengono tanto a quel buco nel terreno? Mentre Frodo cambia outfit, Bilbo scorge l'anello. In realtà glielo chiede lui de faglio rivedere, perché sono tutti tossicodipendenti dell'anello. Gran burro, cert. L'influenza dell'oggettino, dopo quasi due decadi, ricordiamolo, sarà ancora così forte in lui? Sì. Io sono il senato. Ma che sei, un prete? No, nel senso, non sei in Gollum così a sta maniera. Però s'abbrutisce. Ancora risente dopo 17 anni. Sti anni ha pure pensato di tornare a Hobbyville per ripiasselo. E Gandalf e Errod. Ah, poverino. È come in Jojo quando vedi il protagonista della vecchia stagione che non è più così figo. In tutto questo, passano due mesi a gran burrone. Sta piano comoda una terra di mezzo. Ma finalmente è il momento di ripartire. E sto film mi stupisce sempre più. Perché le cose che mi sono segnato mentre leggevo il libro, le cose che mi colpivano, non è che mi posso segnare tutto, se no altro che tre parti. Piano piano le vedo a schermo. Quasi tutte. Do sta Narsil. Ma te faranno il sorpresone. Mo perché non mi ricordi i film dopo? Te lo dico io. Qua riforgiano la spada di Elendil. La riforgiano i fabbri erfici. E ci aggiungono 7 stelle. Numero magico di Okuto. Tu sei già morto, Nazgûl. Euso. Cambiandogli pure il nome. Mo si chiama Anduril. Anduril. La fiamma dell'occidente. Sì, sta nei film dopo. E vabbè. Comunque, la cosa che mi aveva colpito è che Elrond fa giurare alla compagnia d'essere fedele a Frodo e alla missione. Giusto? No. Ma di che? Tradite. Fate come vi pare. E namo. Cosa? Non pretendemo tanto. Perché colui che non ha mai visto il calar della notte non giuri di inoltrarsi nelle tenebre. Non giurà quello che non puoi mantenere. Grande lezione. Addio Frodo. Mi raccomando, copriti bene. A Mordor, lo sai che ti voglio bene più della metà di quello che pensi. Ma di quella metà prendiamo la somma e lo leviamo al numero ricavato dei nostri parenti. Fratto i decumani riporto 3. E questo è il bene che ho per te. Magari quando è finita tutta sta storiaccia, te passo a trovare a casa Baggins. Ma l'ho venduta ai Sackville. Che cazzo hai fatto te? Si va a sud. Si attraversa le Region. Si dice Region. Sì, proprio la patria di Celebrimbor. Bravi che state attenti. Bisogna superare le montagne nebbiose. E ci sono 3 vie. Verso Rohan, verso il passo di corno rosso del monte Caradhras e verso Moria. Dove si andrà? Lo scopriremo nella terza e ultima parte del Signore del Muorello. Non mancate! Ciao ciao!